Questo è un tema che attiene all'Europa, attiene ai governi che hanno lasciato solo il Mediterraneo, hanno lasciato solo il Sud Italia, in parte anche l'Italia, però di fronte a una situazione di tragedia umanitaria al popolo, ai sindaci, compete aiutare. Non seguiamo Roma. Appunto la Raggi. Non seguiamo Roma. Io credo che ci sono responsabilità enormi di Bruxelles sulle politiche migratorie, ma aggiungiamo anche le responsabilità dell'Europa sulle guerre. Cioè, chi ha provocato le guerre in questi anni? Ma chi l'ha fatto le guerre in Afghanistan? Chi ha fatto le guerre in Iraq? Chi ha fatto le guerre in Libia? Chi ha bombardato? Chi ha prodotto comunità del rancore? Se non ci interroghiamo su questo, noi fra 30 anni parleremo delle stesse cose, se continueremo a perpetrare in quegli errori. Invece ci vogliono politiche di integrazione, di cooperazione in cui si aiutano i popoli in difficoltà a autodeterminarsi, ci vogliono politiche di sicurezza integrate, politiche di difesa intelligenti, non come l'Italia che non ha soldi per far andare avanti la sicurezza del paese e spende 64 milioni di euro al giorno per spese militari. E poi c'è magari chi non riesce a costruire una politica dell'alternativa e dice che il problema di Roma e avere un migrante in più, beh, la città di Roma, la città di Papa Francesco, la città del capitale, la città dove si incrociano mille popoli, è un po' bassa politica, diciamo la verità. Nascondono altre difficoltà forse? Operazioni di distrazione di massa, questo è il nuovo che avanza. Napoli nel nostro piccolo parla un altro linguaggio, il linguaggio del cuore, della solidarietà, della giustizia sociale, pur tra le difficoltà enormi che non ha Roma, perché Roma ha fiumi di risorse economiche come Milano rispetto a Napoli, eppure qua oggi il riscatto di Napoli passa proprio attraverso questi valori, umanità, partecipazione, solidarietà, giustizia sociale, cultura, spazi liberati, ed è per questo che qualcuno pensa in questi momenti di paure e di ansie collettive magari anche di far passare politiche di restringimento degli spazi di libertà e di repressione del dissenso. Le abbiamo già viste queste cose, ma Napoli resisterà. L'ha superata la Bossi-Fini, l'ho sempre pensato, oggi questa iniziativa importante in giunta, tante associazioni, tanti movimenti, tante persone schierate per costruire una rivoluzione culturale e giuridica fondata sulla persona. Diritti e doveri per tutti, integrazione, lotta al terrorismo, comunità di benessere, solidarietà, ponti di dialogo, Napoli esempio da questo punto di vista di integrazione. Anche cancellare una serie di bugie, cioè che il migrante porta pesantezza economica e non ricchezza, che il migrante è foriero di terrorismo e tante altre cose, poi dei reati assurdi come il reato di clandestinità e poi anche interrompere la spirale anche di interessi economici su un certo tipo di accoglienza. È stata fatta la denuncia su un CAS, noi siamo per lo SPRAR, siamo per una formula che mette insieme integrazione, sicurezza urbana, lavoro e i migranti che partecipano alla cura della città. In questi giorni stavo facendo per esempio un tavolo su Piazza Garibaldi e dintorni sulla sicurezza urbana, dove la comunità migrante ci sta dando una mano enorme sull'individuare anche chi al loro interno fa attività che non vanno nella direzione della sicurezza. Questo è un concetto di sicurezza urbana vero, non quello di criminalizzare il povero considerandolo un soggetto che attenta al decoro urbano, semmai è il contrario, dove c'è degrado che c'è un attentato alla sicurezza urbana e alla persona.